Grazie molto, Avvocato Di Rutigliano. Devo dire che ha, con tre esempi, chiarito immediatamente l'importanza di essere consapevoli di se stessi e di essere attenti a ciò che facciamo in ogni momento, perché nessun momento è da sottovalutare. Passiamo la parola ora a Daniela Pagliaga, giudice del lavoro, per capire se ci sono delle regole, un prontuario che ci permetta di aiutarci a non sbagliare. C'è una regola d'oro o delle regole d'oro? Allora, ce ne sono tante, ma possiamo cercare poi di raggrupparle. Allora, anche io, buongiorno, anche io sono di quelli che arrivano dopo, quando tutto è avvenuto. E devo dire, condivido come a volte veramente, soprattutto quando ti accorgi di quanto poco bastasse per evitare il peggio, c'è una grande tristezza, ecco. Davanti al giudice del lavoro si va quando l'INAIL non indennizza, oppure quando si pensa che anche il datore di lavoro debba pagare un risarcimento, o anche quando l'INAIL ritiene che ci sia una responsabilità del datore di lavoro e chiede indietro i soldi che ha pagato all'infortunato o agli eredi. Sempre di soldi si parla. Ecco, in questo, pensando anch'io a cosa dire, mi sono resa conto che veramente era una grande opportunità, e quindi ringrazio chi me l'ha concessa, l'opportunità per una volta di parlare, di ragionare di sicurezza quando non è accaduto niente a nessuno, e non soltanto per capire se c'è un responsabile, se devono passare dei soldi. Mi sono resa conto di quanto sia importante la cultura della sicurezza, che non deve essere limitata alla formazione dei lavoratori, ma deve essere di dominio comune, deve essere a disposizione di tutti, e quindi anche per le scuole innanzitutto. E quindi, detto questo, entro nel vivo del mio intervento, perché il tempo è poco e ho tante cose da dire. Allora, il mio intervento ruota attorno a due domande. La prima è quella che mi è stata ricordata, cioè cosa si può fare. Ma per rispondere a questa domanda ho bisogno di un attimo affrontarne un'altra, che è preliminare. Perché capitano gli infortuni? Mi riallaccerò ovviamente, sfrutterò la magnifica esposizione di queste terribili vicende, inserendole in un quadro più ampio che riguarda le ragioni. Allora, gli infortuni capitano per tanti motivi, spesso tra loro concorrenti. Anche negli esempi che abbiamo visto ce n'è più di uno a volte. Allora, innanzitutto si può trattare di macchinari e di attrezzature che non sono sicuri. Possono non essere sicuri perché sono difettosi, ma nessuno li ripara e vengono usati lo stesso. Oppure possono essere difettosi, possono essere insicuri perché funzionano benissimo, ma non sono adeguati alle regole di sicurezza. O ancora, e questa è una vicenda, una situazione che capita troppo frequentemente e che è terribile quando se ne parla in queste situazioni, perché i dispositivi di sicurezza ci sono, ma vengono disattivati. Un esempio di quest'ultima situazione. Credo che molti ricorderanno la vicenda della giovane Luana D'Orazio, che morì impigliata nell'orditoio a cui stava lavorando 3 anni fa. Si scoprì che le saracinesche che erano messe lì per proteggere il corpo da questo macchinario erano state disattivate per produrre più in fretta. I macchinari che oggi al posto dell'uomo svolgono attività con una velocità incredibile, con una potenza incredibile, come tagliare, sminuzzare, compattare, questi macchinari sono terribili per il corpo umano, se il corpo umano ci viene a contatto. Però i problemi possono esistere anche con piccoli attrezzi di uso quotidiano. Non ho tempo per raccontarvelo, ma vi dico, ho avuto il caso di un operaio che si era fatto male, niente di tale, si era reciso un tendine, però il tendine di una mano serve a un operaio. Perché? Perché usava un cutter, un taglierino, di quelli in cui la lama viene fermata con una rotella. E nel momento in cui la lama ha incontrato un ostacolo e poi lui ha perso il controllo, ha colpito l'altra mano. Se avesse usato un cutter con la lama retrattile, e scoprì in quell'occasione che esistono, perché io non li uso normalmente, cioè la lama si ritrae automaticamente nel momento in cui perde il contatto con ciò che sta tagliando, non si sarebbe fatto niente. Secondo grossa categoria di problemi, le modalità di lavorazione non sicure.
Allora, possono non essere sicure come nell'esempio nel secondo esempio, non sanno come tenere aperta la pressa, ci mettono dei pali. Ecco, possono non essere sicure perché chi doveva decidere come si lavora in sicurezza in quel caso non è stato capace di farlo, non ha avuto voglia di farlo, era distratto, non ci ha pensato. Oppure possono non essere sicure perché chi ha deciso come si doveva lavorare era perfettamente consapevole del rischio, ma era convinto che non sarebbe capitato niente. Allora, vi è mai capitato di vedere gli operai sui tetti che lavorano senza cintura di sicurezza? A me sì, e ogni volta mi viene male. Questo è un esempio banale, ma ce ne sono tantissimi, in cui siamo convinti ma che tanto non succede niente. Terza grande categoria è quella di cui parlava l'avvocato Di Rutigliano, l'errore umano. Errore che può dipendere da tante ragioni, da inesperienza, imprudenza, fatica. L'errore umano può essere della stessa persona, l'esempio del giovane ingegnere che si schianta. Sicuramente c'è stata inesperienza nella guida veloce, c'è stata tanta imprudenza nel non rispettare quelle indicazioni di velocità. L'errore umano può anche dipendere dalla stanchezza. Pensiamo agli autisti che escono di strada perché hanno un colpo di sonno. Non dovevano mettersi alla guida. O dovevano fermarsi quando si sono resi conto che si stavano addormentando. E poi c'è l'errore umano degli altri, di quelli che lavorano con noi. E qui l'esempio dell'incidente ferroviario, non devo ripetere niente, è una somma pazzesca di errori. E il primo, se voi ci pensate, 2 morti per uno scambio di 2 cavi. Un errore banale, ma dalle conseguenze gravissime. Poi ci sono le fatalità, ci sono gli eventi che non sono controllabili dall'uomo. Un banale malore. Però attenzione, ecco perché, le concomitanze. Ci sono dei casi in cui questi eventi non si potevano evitare, non si poteva evitare la conseguenza. Se cado da una scala che è perfettamente a norma e perché ho un malore e batto la testa su uno spigolo, cosa si poteva fare per evitarlo? Ma se cado dal tetto per un malore e non avevo la cintura di sicurezza, lì il problema c'è stato e come. E poi, scusate, l'ultima delle cause che però purtroppo incontriamo è la stupidità umana. Perché mi dite voi perché uno si deve fare male cadendo da un muletto mentre si fa portare in giro per il magazzino per fare lo spiritoso in piedi sulle forche del muletto? Ma perché ti devi far male? E qui attenzione, la colpa del lavoratore di solito non esime da responsabilità il datore di lavoro, ma quando il comportamento è così abnorme, così fuoriesce totalmente dall'attività lavorativa, allora sì, allora ti fai male e non hai neanche diritto al risarcimento. Passo alla domanda principale, cosa si può fare? Allora, ho raccolto la risposta in 5 punti, a cui abbiamo finito per dare un nome altisonante, che è poi finito nel titolo, no? Le regole d'oro. Perché? Perché in effetti presidiano queste regole di buonsenso, presidiano qualsiasi contesto in realtà, la sicurezza in qualsiasi contesto, lavorativo e non lavorativo. Ed è per questo che mi sono ritrovata che poi nel preparare questo discorso scivolo facilmente nel noi, perché queste regole in realtà, molte di queste, le dobbiamo rispettare anche nella nostra vita privata, a casa, alla guida, facendo uno sport. Allora, la prima di queste regole che vale per tutti, dobbiamo cercare la consapevolezza di che cosa è rischioso. Non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, come fanno tanti che non vanno a farsi controlli medici perché non voglio, chissà cosa viene fuori, non voglio saperlo. Mio marito laggiù, esattamente, ho visto che ha reagito, è un messaggio che mando. E ecco, quindi bisogna chiedere, bisogna capire come funziona ciò che sto facendo io, come funziona ciò che gira intorno. Lo deve sapere bene il datore di lavoro, lo deve sapere bene il lavoratore. Seconda regola, una volta che ho capito qual è il rischio, io non devo sottovalutarlo, non devo pensare che tanto però a me non capiterà. Allora, le regole di sicurezza sono regole che sono state messe a punto con tanto studio e anche sulla base di tanta esperienza di infortuni
più o meno gravi che sono realmente accaduti. Allora non siamo presuntuosi pensando che ne capiamo più di chi ha studiato quelle regole. Io avrei anche degli esempi da fare, ma non ho il tempo. Ci sono delle regole minuziose che sono che nascono, non è qualcuno che si è svegliato, ha deciso che adesso vuole di voler rompere le scatole a chi lavora. Sono regole che nascono dalla esperienza concreta. E poi non siamo arroganti pensando che chi si è fatto male in situazioni simili era meno capace, meno sveglio di me, che io sicuramente invece non mi troverei in quella situazione. Cioè non dobbiamo mai abbassare la guardia quando si tratta di salute e di vita nostra e dei nostri colleghi. Terza regola, è una parola che ha usato molto l'avvocato di Rutigliano: non fidiamoci troppo. Ma come? La fiducia è alla base di qualunque. Certo, in un lavoro di squadra bisogna fidarsi degli altri, è vero, ma ci sono dei ma. Allora, il datore di lavoro deve fidarsi dei suoi lavoratori, ma innanzitutto deve metterli in condizioni di lavorare bene, quindi deve attribuire mansioni che sono capaci di svolgere, deve verificare che siano formati, anche se sono esperti, c'è l'aggiornamento, deve informarli di tutto ciò che serve per lavorare bene, deve concedere i giusti riposi, i giusti ritmi di lavoro per evitare che siano troppo stanchi. E poi non deve fidarsi del lavoratore quando il lavoratore acconsente o sembra consentire alla deroga sulle norme di sicurezza. L'accordo del lavoratore non esime da responsabilità né giuridica né morale. E poi quell'accordo potrebbe essere reale, ma potrebbe anche essere apparente, perché il lavoratore intanto non è sempre capace di valutare il rischio, come può fare il datore, che può anche utilizzare degli esperti. E comunque potrebbe avere paura di dire che non è d'accordo, perché teme di perdere il posto di lavoro. Come si vuol dire? Potrebbe fare buon viso a cattivo gioco. Anche il lavoratore non deve fidarsi troppo. Non deve fidarsi troppo dei colleghi, nel senso che deve controllare mentre fanno la loro parte di lavorazione che stiano facendo le cose come si deve, che non siano troppo stanchi, che non siano distratti, e se qualcosa non quadra deve dirlo. E comunque non deve omettere le sue cautele confidando sul fatto che ci sia tanto chi controlla e comunque basta quello che fa il mio collega. Perché è proprio questa catena di omissioni, come nell'esempio dell'incidente ferroviario, se qualcuno avesse controllato i primi errori sarebbero stati disinnescati, ma così non è avvenuto. E poi non bisogna fidarsi troppo di se stessi, della propria esperienza o della propria giovinezza, della propria prestanza fisica. Si vedono questi sempre, scusate ma quella del tetto è una cosa che proprio mi sta qui, no? Li vedi che camminano sul tetto con una sicurezza e li ammiri anche, sono sicuri di sé, però quello non basta. E soprattutto il lavoratore deve anche andare al lavoro nelle migliori condizioni possibili. Deve fare attenzione ai segnali che il suo corpo manda in termini di salute, di stanchezza. Deve seguire la formazione, anche se è il decimo corso che faccio e mi dicono sempre le stesse cose. Repetita iuvant, dicevano quelli di una volta. E deve anche fare attenzione ad andare al lavoro riposato. Allora, le tre di notte si fanno il sabato sera, non si fanno in un giorno feriale, soprattutto se faccio un lavoro delicato, lo faccio in altezza, uso macchinari delicati. Ultime due regole. Una è dedicata ai datori di lavoro. Allora, e la espongo in forma di appello. Appello ai datori di lavoro che possono essere qui presenti e a quelli tra i giovani che lo diventeranno, perché ci saranno alcuni di questi giovani che diventeranno dei datori di lavoro. Allora, sono quattro parole: non risparmiate sulla sicurezza. La sicurezza è un costo in termini di tempo e in termini economici, quindi soprattutto se le cose non vanno bene è il primo costo che si tende a tagliare, ma l'infortunio ha un costo maggiore, ce l'ha sotto tanti profili: risarcimento del danno, regresso nei confronti dell'INAIL, aumento del premio assicurativo se sono assicurato, del premio se l'assicurazione paga, del premio INAIL, condanna penale, eventuale blocco della produzione nel periodo in cui si fanno gli accertamenti, cattiva pubblicità.
E poi, scusate, per me non è l'ultimo, ma avere sulla coscienza la morte o l'invalidità di qualcuno non è un costo, questo. Allora, il datore di lavoro deve mettersi in un'ottica di protezione del lavoratore, che è la stessa che il genitore assume naturalmente nei confronti dei figli. E perché deve farlo? Perché il lavoratore, giorno dopo giorno, mette nelle sue mani il suo tempo, le sue energie, ma anche la sua persona e quindi la sua integrità fisica e la sua vita. E perché il lavoratore lavora in un ambiente che non ha organizzato, che non può scegliere come organizzare, usa macchinari che non ha acquistato lui, sceglie, lavora secondo procedure che non ha deciso lui. E perché? Perché può essere stanco, anziano, inesperto, giovane, può essere distratto, distratto perché è innamorato, distratto perché invece è preoccupato per la salute di qualcuno. Queste cose possono capitare e quindi il datore di lavoro deve metterle in conto, deve proteggere anche il lavoratore da se stesso. Ultima regola d'oro, un appello ai lavoratori, a chi è lavoratore e a chi lo diventerà. I lavoratori spesso, l'ho già accennato, non segnalano quando c'è qualche problema di sicurezza, hanno paura di contrariare il datore di lavoro, di contrariare i colleghi, ma la vita e la salute sono un diritto sacrosanto e nessuno ha il diritto di metterli in pericolo. Allora, qual è l'appello? L'appello è: tutelate la vostra vita e la vostra integrità fisica e quella dei vostri colleghi. Fatelo come? Segnalando ciò che non va, quando vi accorgete che non va. Segnalatelo innanzitutto al diretto interessato, se è il collega che sta sbagliando, a lui. Molto più spesso e comunque al datore di lavoro. Se poi il datore di lavoro non ci sente però, c'è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, c'è il sindacato. Bisogna andare anche oltre se necessario. Avete il diritto di contestare gli ordini che vi mettono in pericolo, l'ordine di disattivare il doppio pulsante della pressa per lavorare più in fretta, altra cosa che capita frequentemente. Se proprio non si può fare altrimenti, vi potete rifiutare di fare quella lavorazione pericolosa. È uno dei pochi casi in cui ci si può rifiutare di lavorare e non è in subordinazione. Mi raccomando però, non sto sobillando nessuno, mi raccomando, va fatto nel modo giusto, non bisogna esagerare. Innanzitutto bisogna essere sicuri che sia davvero una questione di pericolo, bisogna informarsi, chiedere appunto al sindacato, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e poi bisogna farlo nel modo giusto, non bisogna essere aggressivi, bisogna usare le parole giuste, bisogna spiegare perché. Allora, e chiudo, perché fare tutto questo? Allora, fatelo per voi stessi, facciamolo per noi stessi, adesso nel mio lavoro io ho pochi rischi, però ognuno, facciamolo per noi stessi ricordandoci che la morte non è la peggiore delle conseguenze di un infortunio. Facciamolo per le famiglie, mariti, mogli, se abbiamo dei figli per i nostri figli, se abbiamo ancora dei genitori per i nostri genitori, e qui di nuovo l'avvocato De Rutigliano ha battuto molto anche su questo. Allora, non posso non dirvelo, c'è un collega bravissimo di Cassazione che ho sentito più volte in convegni sul risarcimento fare questa considerazione. Nella lingua italiana c'è una parola per chi perde il coniuge, vedovo, vedova. C'è una parola per chi perde un genitore, orfano. Non c'è una parola per chi perde un figlio. Le parole servono a dare, le parole danno l'esistenza alle cose nella nostra mente. Non siamo capaci, la lingua italiana, e non so nelle altre lingue, ecco, non ho mai fatto questa verifica, non c'è una parola per qualcosa che è talmente contro natura che non riusciamo a concepirlo. Allora, ultima e chiudo davvero. Scusate se sono un po' melodrammatica, ma è una cosa che sento davvero. Perché dobbiamo farlo? Perché dobbiamo non avere paura di tutelare la sicurezza nostra e degli altri? Lo dobbiamo fare anche per tutti quelli che un giorno sono usciti di casa per andare al lavoro e non sono tornati e non sapevano che non sarebbero tornati, perché questi, se potessero tornare indietro, lo farebbero e come? E ci direbbero di farlo. Grazie.